sconsolate, più desolate, il Sara, questo rimane Sara, dove non è più possibile l'identico a sé, non è più possibile stare in scena, è proprio perché è affidato alla situazione Macbeth. A un certo punto io qui ho scelto un'altra strada, vediamo un po', intoniamoci un pochino, bisogna eliminare la dialettica a teatro, perché questo porta fuori, porta nel pettegolezzo, porta nel teatro di costume, porta quindi nel migliore dei casi e migliore del peggio, sempre il pessimo appunto, al cabaret, cattivo cabaret. Eliminando questa dialettica c'è stata, diciamo, questa onnivora condensazione dei ruoli. Già nell'Otello, già con Giulietta c'erano i soffi, gli anticipi, i playback, le appropriazioni e le espropriazioni. Espropriare dal proprio corpo alla propria voce. Quindi il mio discorso è sempre stato un discorso, anche quello sull'immagine, sempre sulla fonetica. Ecco, in scena bisogna fare tutti i ruoli, non ci deve scagionare ogni dialettica. Bisogna pareggiare, la scena è delirio, non ci può essere altro che il delirio. Niente deve essere attendibile, a me è seccante quando da un timbro, da un tono, un attore mi replica in un altro e poi se mettiamo in scena 5, 6 attori, 20 attori, peggio ancora, ecco, allora siamo un'orchestra mediocre di impiegati, di brave. Ha fatto la coppia legale, tutte queste cose, la storia d'amore addirittura, si è finiti quasi nel gotico, tutte queste belle sciocchezze, e questa preponderanza piano piano sciocca che ha preso Lady Macbeth, l'aristocrate giocava addirittura sopprimendo il ruolo di Macbeth, infatti andate alle affiche dell'aristocrate, Lady Macbeth era il titolo, infatti, lei recitava anche in inglese, negli ultimi anni Macbeth non c'era, era appena di comparsa, stava lì.